Torno oggi da un incontro di tutte le business school, erano 900, di cui 500 europee, e questo incontro era preceduto dal board di questa fondazione, di cui faccio parte. Io l'arrivo e la prima ora in cui sono stato lì è stata difficoltosa, perché effettivamente sono stato circondato da tutti i colleghi che mi hanno fatto un'accoglienza che non aspettavo sinceramente. E questo fatto dell'Italia che possa uscire dall'euro mi sembra che all'estero la prendano sul serio, cioè non la prendano come quella che forse può essere stata anche un eccesso di comunicazione sia nel corso della campagna elettorale sia in quella lunga fase di braccio di ferro sulla creazione del governo, ma poi i messaggi che si mandano all'esterno vengono presi seriamente, così come vengono prese un po' seriamente le cose che noi, così, sulle quali scherziamo anche su noi stesse, quindi il curriculum de Premier è stata l'altra metà delle discussioni. Questo un po' per sottolineare che comunque l'immagine che noi proiettiamo a volte così è anche un po' colpa nostra, no? Non è soltanto come siamo, ma anche proprio come proiettiamo l'immagine. Il problema è che ultimamente l'Europa è stata vissuta forse più come qualcosa che richiede solidarietà piuttosto che qualcosa che dà solidarietà ai paesi. Ecco, da questo punto di vista Brexit secondo me è un precedente non irrilevante nell'immaginare il fatto che si possa andare verso una sgretolazione ulteriore. Io sono un ottimista di così spontaneo, di carattere inguaribile, però penso che questa sia una questione da non prendere in maniera leggera.